Queste patatine sono proprio buone, 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 buone. Salve a tutti ragazzi, bentornati su Gespo. Allora, apriamo una nuova rubrica, la chiameremo il TG del martedì, perché ci sarà solo il martedì. E sarà una rubrica serissima, commenterò una sola notizia, almeno per ora. Se volete inviatemi voi delle notizie, come volete voi, sia serie che non. Quest'oggi sono qui a portarvi una notizia serissima. Bugia. Sarà un notiziario di merda, fatto da una persona di merda, con notizie alla cazzo di cane. Ma direi di iniziare la notizia con una patatina. Allora, vedete? Analizziamo la patatina stile Fonzi. Allora, lo vicino un attimo. Allora, questa è la patatina stile Fonzi. Ha una croccantezza e uno spessore davvero molto interessante. Ha lo scricchio lì. Profondo. E al formaggio. Comprata all'MD. Quindi italiano 100%. Si chiama... Come cazzo si chiama? Allora, Snack Le Bon. Vedete quanto è buona. Ah. Poi naturalmente non può mancare l'acqua, olio minerale naturale San Benedetto, 200% italiano, made in Italy o made in China, non lo so. Comunque, siamo qui, voglio commentare questa notizia di Foot, sì, di Foot. Buone, buone. Sono le mie patatine preferite, ragazzi, le compro quintali di pacchi, Attenzione, ve ne spedisco una a casa vostra. Anche i ricchi piangono, afferma il titolo di una celebre telenovela messicana. E se non sanno come educare i propri figli, ne pagano le conseguenze. Notizia freschissima, non so quanto tempo sia stato. Vabbè, comunque l'ho presa da Lorenzo Baldo su sito di IGN. Trovate il link alla notizia qui in descrizione. Una patatina. Buona. Un ragazzino, il figlio di Jeremy Hillman, responsabile delle comunicazioni per conto della Banca Mondiale, ha dilapidato un tesoro di oltre 4.500 bigliettoni, cifra investita nel calciomercato di FIFA Ultimate Team. Cazzo. Il dirigente, pur assumendosi parte della colpa, si sfoga e ritiene che la condotta di Microsoft, quindi vuol dire acquistato crediti o FIFA Points, non sappiamo la notizia, va? Su Xbox, sia esemplare. A suo dire, il servizio clienti non è stato per niente tempestivo e questo particolare lo rammarica. Ma che cazzo serve? A noi dall'esterno il tutto sembra paradossale. Stesso dicasi per chi non riesce a operare una serena autocritica, accampando scuse puerili. Che cazzo? Puerili. C'è da capire se questi soldi sono stati... Affanculo! C'è da capire se questi soldi li ha spesi in un mese, in un anno o in un giorno. C'è da capire come mai questo ragazzo avesse accesso alla carta di credito del padre o a un apposite, non so che cazzo abbia usato. Giustamente, ognuno spende i suoi soldi a suo piacere. E ripeto, ragazzi, i suoi soldi, i suoi soldi. Ma i soldi qui erano del padre, quindi padre, ma tieni controllo del figlio che cazzo sta spendendo 4.500 euro per cazzo di cazzi. Ma che cazzo, è tutta una questione di cazzo. Mangiamo una patatina, va? Come un cazzo. Padre, potevi controllare il tuo figlio che ha speso 4.500 euro per sicuramente FIFA Points. E casomai non gli dovevi dare la tua carta di credito. Perché soprattutto se sei un ragazzino di 12 anni, cosa vuoi che ti dica? Pa, ho
speso dei soldi per comprare i FIFA Points. Il padre dice, bene, dai, e che sarà? 2-3 euro. Il padre pensa, sono 2-3 euro, cazzo, me ne frega, vabbè. Poi si va a vedere l'estratto conto e gli esce, cazzo, Microsoft 4.500 euro. Ma che cazzo è sta spesa? Poi vede al figlio, gli dice, ma che cazzo hai combinato? Ma mi è uscito Microsoft. Papà, c'era un'offerta. Mi davano 10 milioni di FIFA Points per 500 euro. Poi comunque c'è stata la seconda offerta, altri 500. Cazzo. Ah, il padre. Va bene, figliolo, dai. Eh sì, colpa tua, non dovevi spendere. Però dobbiamo fare causa a quelli di Microsoft. Loro sono stati, ti hanno fatto spendere. Microsoft, sei stata tu, è colpa tua. Microsoft con FIFA offre dei pacchetti, come tutti i giochi. Ormai da tanto tempo ci sono giochi che offrono delle possibilità di acquisti in app. FIFA, PES, tutti ragazzi, GTA. Quindi non vedo cosa ci sia, che problema ci sia. Solo che questo padre è andato a incolpare Microsoft. Ragazzi, è colpa di chi non lo sappiamo. Io dico solo che la prossima volta, padre, tu tieni d'occhio tuo figlio, non fargli mettere la tua carta di credito. E casomai, se ci sono delle Xbox, come c'è su PlayStation, PSN card, gli compri quella, gli fai un regalo e stai a posto.